Oggi siamo in compagnia di Audi Q3 e Q5, qui in versione Sportback. Sì, perché arriva in Italia per questi due modelli il nuovo pacchetto Identity Black. Cosa cambia? Beh, sostanzialmente non più di tanto, se non che tutte le finiture che prima erano in cromato adesso sono tutte nere, a partire dalla griglia, i dettagli, il logo. Qui in nero lucido, un po' opaco nella realtà dei fatti, le prese d'aria purtroppo finte del paraurti anteriore, cerchi dedicati Audi Sport, calotte degli specchietti e tutto il contorno dei cristalli laterali, tra l'altro cristalli che sono in questo pacchetto di serie oscurati. Tutti i dettagli neri anche su Q5 Sportback, tra l'altro in questo allestimento di serie i proiettori Matrix LED, anche qui specchietti, cornici dei vetri laterali e vetri scuri, però su Q5 va a cambiare anche il fatto che i dettagli all'interno sono in nero lucido. 66.850 euro per la Q5, anzi in realtà qui abbiamo la versione Sportback, quindi circa 2.000 euro in più. Però adesso vi porto a fare un giro con una motorizzazione che a me piace davvero tanto, ovvero il turbo diesel su una Q3. Pensate che il 70% delle Q3 vendute in Italia sono ancora turbo diesel. Che spettacolo, io amo i turbo diesel. E invece no, volevate vedere gli interni della Q3 Identity Black? No. Qui li abbiamo in una configurazione molto germanica, con questo arancione fluo che, vabbè, è tutto un programma. Però volevo fare un giro su questa Q3 che non avevo ancora provato, perché volevo capire la motivazione per cui agli italiani piace questa vettura. Perché è nel pieno del segmento C, 4,50 m, è un SUV guida rialzata, si guida come un Audi, quindi si guida molto bene. E poi questa motorizzazione turbo diesel, anche se non è il top di gamma da 200 cavalli, ma il classico 150, funziona, che è una meraviglia. In centro a Roma, al tramonto che non si vede perché è nuvoloso, davanti al Colosseo, vi parlo un pochettino di prezzi. Una Q3 standard parte da 37.000 euro, la base di partenza con il 1500 TSI, due ruote motrici e cambio manuale. La Identity Black che vi ho raccontato oggi costa circa 10.000 euro in più, infatti siamo attorno ai 47.000 euro, circa 2.000 euro in più rispetto alla versione S-Line, che era il precedente top di gamma. La versione Sportback costa circa un paio di migliaia di euro in più in tutti gli allestimenti. Su Q3 è disponibile in tutte le motorizzazioni a parte la versione RS, quindi a partire dal 1500 da 150 cavalli benzina per arrivare al 200 cavalli a gasolio. Però cosa dirvi, Q3 è il prodotto di punta del brand di Ingolstadt. Perché? Perché funziona bene, si guida bene, ha comunque un buono spazio, è sulla piattaforma MQB, quindi funziona molto molto bene. Fatemi sapere che cosa ne pensate di queste Identity Black qui sotto nei commenti e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!